Quella di oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, iniziativa alla quale ha aderito il comune di Santo Stefano Quisquina, guidato dal sindaco Francesco Cacciatore, che stamattina ha inaugurato un'installazione permanente, opera del maestro Alfonso Leto, che è stata collocata nell'area dell'antica fontana di Via Aldo Moro. L'inserimento commemorativo, ha dichiarato il sindaco Cacciatore, vuole essere un segno, vuole rispondere al duplice significato di memoria e di monito, legato alla minaccia pandemica che dai primi giorni del 2020 ha lasciato nel sentire di tutti noi il terrore di non potercela fare e in molti, anche nel nostro territorio, la certezza di non avercela fatta, proprio come in una guerra con un nemico dapprima notturno e invisibile che dalle prime luci del giorno lascia dietro di sé una scia di vittime innocenti. È stato il maestro Alfonso Leto a spiegare l'idea attorno alla quale ha realizzato l'opera. Io ho scelto una modalità contemporanea perché mi offriva la possibilità di usare l'assemblage, cioè prelevare oggetti preesistenti dal mondo reale e ridargli una nuova vita espressiva senza mediazioni linguistiche. E così ho pensato a un vetro rotto perché penso che questa pandemia sia stato un diaframma che ha separato la nostra storia di prima e quella che segue. È un vetro sfondato ma che resiste però. Resiste alle effrazioni di una violenza, di un qualcosa che vuole minare le nostre sicurezze e che lo ha già fatto in un certo senso. È per tutti questa rosa, è per tutti quelli che hanno perso la vita, ma nello stesso tempo è anche un segno permanente. La si fa in fotocerame con materiale molto resistente che dura nel tempo, così come deve durare nel tempo il nostro ricordo. Alla cerimonia in ricordo di tutte le vittime del Covid hanno preso parte i rappresentanti dell'amministrazione del Consiglio Comunale, ma anche di quelle componenti civiche e istituzionali che sono state in questi anni di pandemia un punto di riferimento per i cittadini, dalle forze dell'ordine ai medici, al personale sanitario, alle associazioni di volontariato.